Presidente, io ti ringrazio per essere qui questa mattina. È stata una giornata, come hai visto, retrospettiva, però anche con una visione verso il futuro. Mi sembra che i partecipanti oggi abbiano sintetizzato il loro trascorso emozionale, quello sportivo, poi quello di vita, e si siano ritrovati insieme in aggregazione. Cosa pensi di questa tipologia di approccio per questi giovani dello sport che magari hanno più di 60 anni? Ma io credo, ho sempre detto che lo sport è rappresentato da tante pagine della storia. Ogni personaggio, che qui si è parlato così, en passant, di persone che hanno conquistato titoli italiani, mondiali, che sono andati alle Olimpiadi. E questa è la grande forza dello sport italiano. E io credo che da momenti come questi prendiamo l'esperienza di queste persone, il loro sacrificio, la voglia di ancora di parlare dello sport e quello che hanno rappresentato i valori, e guardiamo avanti. E guardare avanti significa dire che ogni volta il comandante Alias mi chiama, il CONI risponde. Perché? Perché noi qui stiamo costruendo delle pagine bellissime, che sono legate a quella dei centri estivi, che sono legate ai momenti emozionali di scheggio di sport, dove i giovani delle scuole iniziano un percorso che non deve essere necessariamente un percorso legato all'attività agonistica ad alto livello, se viene anche questa siamo contenti, ma soprattutto un percorso di condivisione di valori, di attività motoria, un percorso di sport. E io credo che questo paese, in posti come questi, nella bellezza di questo lago, nella serietà delle persone che rappresentano l'istituzione sportiva, in questo caso credo che questi abbinamenti ci facciano soltanto del bene, e in momenti difficili come questi ci fanno essere ottimisti. Oggi è una di quelle mattinate in cui uno, al di là del sole, degli aspetti climatici, esce sereno e dice: beh, forse ce la possiamo fare. Salve, buongiorno, vi ringrazio. Questa mia presenza qui oggi è stata una richiesta dalla Marina Militare, proprio grazie a questo evento di questa Long Life. Questa Long Life è un impasto che fa zio Mario, che è mio padre, è un impasto che sta girando, diciamo, posso dire anche il mondo, perché presto sarà anche dal Presidente degli Stati Uniti. Questo impasto è stato ideato da un'idea di mio padre. Sono circa 30 anni che fa impasti per pizza e che si dedica alla pizzeria. Tutte farine macinate a freddo, scelte da lui, un mix di queste farine, aggiunte con l'acqua alcalina ionizzata e con l'inulina. L'inulina si sa che è un probiotico che fa bene ai batteri dell'intestino, che nutre i batteri buoni che abbiamo nell'intestino per poi andare a combattere quelli cattivi. L'acqua ionizzata dà quella leggerezza in più e quella purezza in più all'organismo. Questa pizza è stata relazionata dal dottor Maselli, un componente dell'Howard negli Stati Uniti, e dal dottor Di Loreto Nemi, anche lui è un docente dei gemelli, insomma, a Roma. Abbiamo fatto questo giro, Rai 1, la Sapienza di Roma, Expo Milano, e ci troviamo oggi qui. E ringrazio la Marina Militare che mi ha concesso questo invito, proprio per riscontrare questa pizza così leggera, che anche gli, insomma, atleti, chi fa canottaggio, chi fa sport, può assolutamente fare anche qualche eccesso in pizza in più per questa leggerezza. Beh, io penso che il miglior complimento che si possa fare a un pizzaiolo possa venire da un napoletano. Noi siamo due napoletani e a nostro giudizio questa pizza è veramente buona. Tra l'altro sembra abbastanza leggera, quindi per noi dobbiamo fare comunque allenamento. È un'ottima cosa, possiamo allenarci con calma e mangiarne quando ne vogliamo.
Intanto benvenuti al Centro Sportivo Remiero della Marina Militare, che è stato inaugurato nel 1958 in occasione delle Olimpiadi di Roma, nel periodo d'oro del canottaggio nazionale, agli albori di una storia recente ancora ricchissima di successi e di allori, che prosegue nella giornata odierna. Infatti qui tra di noi abbiamo anche il figlio di uno dei campioni olimpici più grandi che l'Italia abbia mai avuto, Vincenzo Abagnale, che è figlio di Giuseppe, attuale presidente della Federazione del Canottaggio. Quindi ancora benvenuti. Oggi abbiamo trascorso una mattinata estremamente interessante, perché è allo stesso tempo retrospettiva, prospettiva e con uno sguardo verso il futuro. Abbiamo esaminato il percorso storico della nostra partecipazione sportiva grazie alla ricostruzione eseguita da uno studioso, Franco Brugnola, e uno storico del canottaggio, della materia, dello sport, allenatore, Fabrizio Malgari, già sottufficiale di Marina, che per lunghi anni ha lavorato da noi. Questa mattina abbiamo ospitato con grande piacere il presidente del CONI Lazio, abbiamo ricevuto gli auguri del presidente della Federazione Canottaggio, Giuseppe Abagnale. Aspettavamo altre personalità che poi non sono intervenute per motivi di organizzazione logistica, e ci siamo onorati di completare l'attività giornaliera con tantissimi campioni, celebrando la chiusura con un vendonair che è stato offerto appunto dal comando a tutti i partecipanti. In questo vendonair abbiamo avuto il supporto diretto fondamentale dell'Istituto Professionale Turistico Alberghiero Filosi di Terracina, che ci ha consentito di avere il servizio di cucina, il servizio di sala, la reception e l'accompagnamento alla cerimonia, ed abbiamo concluso questa esperienza tra le produzioni locali, con vini locali, prodotti lattio-caseari locali, prodotti tipici ancora dell'agropontino, con un assaggio grandioso, direi maestro, perché ti posso chiamare così come tale, zio Mario, che produce questo prodotto straordinario conclusivo pronto all'uso. Io sono rimasto personalmente sorpreso della qualità, perché trovo straordinario che un prodotto già cotto interamente tu lo abbia potuto porgere a noi in questa maniera, consentendoci di concludere questa giornata in maniera radiosa. Ti ringrazio ancora per quello che hai voluto fare quest'oggi. Grazie anche a voi. Grazie mille. Grazie mille.